commentiamo la partita, punita con troppa facilità la vostra linea difensiva nel primo tempo? Sì, la lettura è giusta, siamo stati troppo leggeri, troppo superficiali in alcune situazioni dentro l'area dove la qualità dei giocatori del Pescara ci ha punito. Bravi loro a sfruttare le occasioni che hanno creato, noi sicuramente in fase difensiva potevamo far meglio. Ecco, le chiedo se comunque dal punto di vista del gioco, almeno fino a quando il risultato lasciava la partita un po' in bilico, è contento di come si proponeva palla a terra la Juventus? Ma no, noi stiamo lavorando, siamo indietro sotto alcuni aspetti, perché comunque sono ragazzi giovani, ragazzi che arrivano dalla primavera, insomma abbiamo tanto lavoro da fare, però ci sono state nella partita di oggi anche tante cose positive. È logico che il risultato premia il Pescara perché è stato più preciso sotto porta. Noi abbiamo avuto alcune situazioni anche poi per riaprirla, perché un paio di occasioni per fare il 3-2 l'abbiamo avuta. Poi è normale che se non riesci a riaprirla è più facile magari prendere il quarto gol. Però complimenti a loro, noi sappiamo che dobbiamo lavorare, siamo qua per questo. Ecco, partiamo dal primo gol che avete subito. Vi aspettavate una pressione così alta del terzino sinistro Milani biancazzurro? Sì, ci aspettavamo che il Pescara potesse venire a prenderci alti, perché comunque giocavano in casa, è una squadra forte, costruita insomma per i piani alti della classifica. Però al di là della pressione loro ci sono degli errori nostri, un po' di superficialità, purtroppo l'età, chiaramente sono errori anche di gioventù, perché comunque sono errori che a certi livelli probabilmente non si possono fare, se sbagli è normale prendere gol.